Pronti? Via! Oggi è una giornata molto particolare, molto significativa per la comunità di San Benedetto. Viene a termine un'opera che era iniziata dal lontano 2002 come punto di vista progettuale e che ha subito sia per ritardi, ma soprattutto più che ritardi, condizioni negative dovute al patto di stabilità, al terremoto e a tutto quello che ha determinato grandi difficoltà in tutti i comuni. Era l'obiettivo terminale del primo mandato e il primo obiettivo del secondo mandato. Bene, siamo orgogliosi oggi di poter aprire questa sala perché non era assolutamente scontato, soprattutto in funzione delle difficoltà che ci sono state per il terremoto e della crisi economica. Siamo riusciti con grande sforzo e con l'impegno di tutti, persino dai nostri operatori, a raggiungere questo obiettivo nonostante la grande carenza di risorse. È un momento importante per la comunità di San Benedettino, ma anche per tutto il territorio. È una struttura che non deve andare in competizione, ma deve andare a implementare le altre strutture territoriali. E conseguentemente ad oggi è a disposizione della comunità. Vedrete, molto accogliente, molto bella e può contenere più di 500 persone. Abbiamo fatto in questi due anni, abbiamo iniziato con una mappatura di tutte le realtà musicali del nostro territorio dell'Oltrepò Mantovano, che ben sapete è composto da 23 comuni che vanno da Suzzara a Felonica, e abbiamo scoperto appunto che ci sono moltissime realtà. Siamo rimasti meravigliati anche noi della ricchezza che ha dato il territorio e che dà tuttora dal punto di vista musicale. L'abbiamo voluto finire qui a San Benedetto perché San Benedetto rappresenta un momentino anche il centro culturale, diciamo, dal punto di vista architettonico di tutto l'Oltrepò Mantovano, e stiamo rilanciando il nostro territorio dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico, e noi con tutti questi lavori di questi due anni qua passati abbiamo dimostrato che la cultura dell'Oltrepò è notevole.